visto nel caso del concetto di moderato su diversi paesi. L'abbiamo chiamata Durable Portfolio Construction. È una piattaforma che mette a disposizione una serie di cose, che si declina attraverso una serie, diciamo, di importanti elementi che concorrono a favorire che cosa? Quello che noi crediamo sia un obbligo da parte dell'industria, questo momento di cambiamento importante, che io definisco sempre ontologico. Un obbligo dove c'è, come dire, il tentativo di avvicinamento tra tutti coloro che interagiscono. Industria, sicuramente, ci sono, progressi incoraggianti, tutti si stanno muovendo in questa direzione. Questa è la buona notizia per voi. È un momento di avvicinamento a quella che è la consulenza, diciamo, in generale, in maniera trasversale. Mi è molto piaciuto questa mattina questo passaggio importantissimo tra promotore, no, e consulenza. Promotore è qualcuno che era forse sicuramente sbagliato, perché in fondo, come dire, l'attività e la consulenza la fate già, ma il modo e il momento in cui si cambia anche questa accezione, no, questa denominazione, rende ancora più, come dire, importante la cosa. E dall'altro lato, chiaramente, la clientela, quindi tutti insieme in un processo di un certo tipo. Dicevo, si declina attraverso una serie di cose. Sicuramente quella che al nostro interno è un'attività di ricerca che facciamo durante il corso dell'anno, ovviamente ricerche che non conduciamo noi direttamente, ma che abbiamo affidato ad una società esterna che si chiama Cordata, lungo, diciamo, l'arco dell'anno, dove andiamo ad analizzare dei trend, ovviamente non dei trend di mercato, dove, come dire, siamo pieni di informazioni, ecco, non vogliamo dare delle indicazioni rispetto all'andamento, diciamo, futuro. Ma andiamo ad osservare, andiamo a porci degli interrogativi relativamente a quelli che sono i comportamenti dei consulenti a livello mondiale, dei private banker, degli investitori istituzionali, degli investitori individuali, e di qui una serie, diciamo, di opportune, no? Di opportuni elementi che favoriscono sicuramente da un lato la discussione, dall'altro lato, perché no, anche un'educazione, un'education che parte dal basso, non dall'alto, e che forse ha una maggior presa, che forse ha un maggior senso. Dall'altro lato, quelli che noi chiamiamo simposi, no? Che vengono tenuti in buona parte, diciamo, del mondo. In Italia abbiamo due momenti specifici, in modo particolare quest'anno sarà in giugno, una piazza a Milano, l'altra a Roma, più quelli che sono, diciamo, gli incontri che normalmente vengono condotti, dove c'è la possibilità di incontrare alcuni, diciamo, personaggi di sicuro interesse e di trattare temi particolari. E poi c'è l'analisi, diciamo, di portafoglio, monitoraggio, analisi del portafoglio, studio di quelli che sono le asset allocation, che è un servizio che mettiamo a disposizione e che è completamente autonomo da quelle che sono, diciamo, le composizioni delle varie società di gestione che sono espressione della nostra organizzazione e che ci appartengono, che ad oggi sono 26, che sono presenti come, diciamo, location a Londra e a Boston. Durable Portfolio Construction si basa su 5 principi che possono sembrare banali, ma che in realtà sono molto significativi. Considerare il rischio come fattore principale della costruzione del portafoglio, abbiamo prima visto un piccolo filmato, ma anche qui la ricerca forsennata di rendimento ha comportato che cosa? Ha comportato, in ultima analisi, quasi a considerare il rischio come un qualcosa, una variabile, no, che non dovesse essere presa a riferimento. Poi, guarda caso, quando i mercati cominciano ad essere turbolenti, uno comincia a ricordarsene. L'altro elemento è quello di massimizzare la diversificazione. Anche qui abbiamo fatto riferimento prima, che è quello fondamentalmente riferito a che cosa? A la necessità, la possibilità di cercare una diversificazione che sia sostenibile. Utilizzare strategie alternative, tema di grandissima attualità. Alternativo,
è per certi aspetti ancora percepito come una brutta parola, come un qualcosa che spaventa. In realtà, ecco, il riferimento alla maggior consapevolezza che facevo prima, cui facevo prima, va nella direzione di concedere elementi, di dare, come dire, delle opportunità oggettive sulle quali basare la costruzione dei portafogli e dimostrare che effettivamente, no, si va in quella direzione, che servono. Ovviamente, oltre a queste tre considerazioni, non bisogna dimenticare, no, di utilizzare all'interno del portafoglio le due asset class principali, azioni e obbligazioni. Non si può prescindere, però forse c'è un modo, no, più opportuno relativo al contesto attuale di prendere esposizioni in quest'ambito. Azionario, facevamo prima riferimento al fatto che forse gli indici non sono, no, la cosa migliore in questo momento, e quindi magari una gestione più attiva che tende a scostarsi dall'indice. Ci sono dei parametri di riferimento che vanno presi, diciamo, in considerazione. Non so se avete mai sentito parlare di active share. Ecco, questo potrebbe essere un elemento sicuramente da andare, no, a monitorare. Dall'altro lato, l'obbligazionario. Ci sono una grande, come dire, disponibilità sul mercato di strategie cosiddette unconstrained, che hanno la possibilità all'interno dello spazio, dell'universo fixed income, di, come dire, effettuare un'attività gestoria in un modo un po' diverso che semplicemente direzionale. E quindi anche qui le cose vanno, no, prese in questa considerazione. L'altro, che è un elemento, come dire, importantissimo, rimanere coerenti. Si faceva anche qui stamattina giustamente riferimento al fatto della, spesso e volentieri, no, le azioni riferite agli investimenti sulla base della emotività sono quelle più pericolose, sono quelle che poi non consentono. Però ci troviamo di fronte a questa situazione. Questi sono elementi che possono essere sicuramente, come dire, in qualche maniera gestiti se c'è un discorso di pianificazione, no, che abbia un senso, un discorso di pianificazione che abbia un, di fronte un arco temporale sufficiente, ma che soprattutto vada nella direzione di quello che può essere, no, sicuramente l'obiettivo del cliente. Immaginate portafogli un domani che per certi aspetti possono essere anche chiamati, che ne so, con il nome del, no, del cliente stesso, Antonio Bottillo 500, Giacomo Rossi 30, espressione proprio di un qualcosa che vada nella direzione, diciamo, del cliente, perché risponde maggiormente a quelle che possono essere le sue. E qui è chiaro che rimanere coerenti è uno degli elementi importantissimi. Dicevamo prima, perché partire dal rischio? E l'avete visto nel filmato, qui sono rappresentate una serie, diciamo, di asset class in un periodo di rendimento che vanno dal gennaio del 98 al dicembre del 2014, bond, azioni internazionali, eccetera, eccetera, e questo è l'andamento. Le stesse asset class osservate da un punto di vista di volatilità, quindi standard deviation, hanno un'espressione molto più leggibile, che può essere presa maggiormente a riferimento, quindi ha non solo senso, ma si deve partire da questo concetto per costruire il portafoglio, e non viceversa. Il cliente chiede, ma quando mi rendi? È una domanda sbagliata, è una domanda che induce, come dire, ad errori, grandi errori. Come migliorare la costruzione di un portafoglio? Io qui, come dire, ho inteso portare un piccolo esempio che forse mi auguro possa in qualche modo mettervi nella condizione di così andare verso quella direzione di maggiore consapevolezza nella costruzione, no, dei portafogli dei vostri clienti. Abbiamo qui una situazione dove c'è un portafoglio di un consulente italiano finanziario, italiano, un portafoglio reale, uno di quei portafogli che ci è stato chiesto di analizzare per effetto della piattaforma a cui facevo riferimento prima, no? La Durable Portfolio Construction.
Questo è un portafoglio che utilizza una serie di asset class. Devo dire, tutto sommato, quando l'abbiamo osservato, un portafoglio che manifestava anche una certa diversificazione. Qui abbiamo esposizioni in equity, USA, Europa, healthcare, mercato giapponese, cinese, bond, come dire, nelle accezioni più diverse, high yield Europa, inflation link, e tutto sommato vediamo che ci sono, come dire, una buona matrice delle correlazioni. Il portafoglio risulta abbastanza ben diversificato, eh? Abbiamo solo forse un paio di elementi dove, diciamo, le correlazioni rispondono, come dire, ci sembrano simili, tutto sommato, e sono queste, diciamo, due situazioni, equity al punto 4 e 5, una correlazione importante, e anche qui per quanto riguarda la componente bond, etica ed europea per certi aspetti, però un portafoglio, no? Tutto sommato, che è già espressione di una certa capacità di diversificazione. Ecco. Questa è la matrice delle correlazioni, noi suggeriamo di non fermarsi, diciamo, a questo livello, ma di andare un po' oltre, quindi di andare ad osservare quelli che sono, diciamo, parlavamo prima, il ruolo di ciascun componente all'interno del portafoglio, e quindi di andare ad osservare le cose piuttosto in base ai fattori di rischio. Facciamo la scomposizione del portafoglio e in questo modo riusciamo a comprendere qual è l'apporto di ogni singolo ingrediente all'interno del portafoglio e che cosa questo determina. E qui vediamo che effettivamente, no, abbiamo, diciamo, delle situazioni, da un lato gli equity e dall'altro lato i bond, che sono piuttosto simili. Qui nel caso specifico si tratta di una semplificazione che emergeva attraverso l'utilizzo di fondi, no, comuni di investimento. E quindi la riflessione che facemmo al tempo con, diciamo, l'interlocutore, con il cliente, era quella di dire: ma forse, no, il tentativo di procedere alla diversificazione inserendo, come dire, fondi diversi, ecco, usiamo questa parola così, magari non è sufficiente, bisogna andare ancora una volta a verificare. E quindi, non so, questa possibile doppia esposizione può essere utilizzata in modo diverso. Magari o concentrare tutto su un unico fondo, oppure utilizzare quella parte investendo in un'altra strategia. E quindi i risultati sono abbastanza evidenti, bisogna procedere, no? Tendere a procedere verso fondi di rendimento differenziati, e questo lo si attua attraverso, diciamo, l'analisi dei fattori di rischio. E quindi quello fu, come dire, la base, diciamo, di ragionamento. Ci sono altri esempi che abbiamo poi condotto nel corso, diciamo, delle nostre analisi, anche in relazione a quella che è, diciamo, l'utilizzo degli alternativi, no? All'interno dei portafogli, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono esempi per ciascuno di quei cinque principi, no? A cui fa riferimento la Durable Portfolio Construction. In un contesto di mercato come questo, tra l'altro, dove si faceva riferimento a quelle che sono, come dire, le tentazioni emotive, bisogna forse anche cercare di comprendere o tentare di osservare il mercato da un angolo magari diverso. Oggi pare che il mondo, no, si sia spostato e che tutta l'attenzione sia riferita alla Cina. La Cina è diventata il grande problema, diciamo, sicuramente attualissimo. Io suggerisco anche di osservare le cose in un modo diverso o un po' più critico. La Cina sta attraversando, tutti lo sappiamo, un periodo di transizione importante, importantissimo. Questo non è un evento di mercato, questo è un processo. Questo prende tempo, prenderà anni. La Cina
sarà difficile che crescerà, no, ai livelli passati. Crescerà ad un ritmo diverso. 4, 5, 6, boh, ma diverso. Ma questo, a mio modo di vedere, non è che costituisce veramente un problema, no? Il contesto di mercato è quello attuale, siamo d'accordo, ma ragioniamo in un'ottica un po' più, come dire, lunga. Non è perché la Cina non cresce più all'8, al 9, al 10, all'11, tutto il business nel mondo vale meno, no? Del 9, dell'8, del 10, dell'11%. Potere d'acquisto di un cinese negli anni 2000, era pari a $1,000 all'anno, moltiplicato per 1 miliardo di cinesi, moltiplicato per 12% di GDP, 13, 11, dava una certa, no, grandezza. Oggi non c'è più sicuramente quella crescita così marcata, ma i cinesi sono sempre 1 miliardo giù di lì. E la grande novità, sapete qual è? Che quel potere di acquisto non è più di 1000 euro all'anno, ma è di 10.000 euro all'anno, quindi la base è più larga. Prima o poi le cose andranno in un certo modo. Il petrolio, altro punto focale, centrale, centralissimo, siamo certi, è vero, sta contribuendo, no, a manifestare problemi, sta contribuendo a pensare che si possa materializzare una recessione a livello globale. Non possiamo escluderlo, totalmente. Possiamo tentare di attribuire una percentuale che questo avvenga. Noi in questo momento siamo più portati a pensare che, come dire, sia inferiore al 50% o comunque prossima. Ad oggi. Domani magari sarà diversa. Ma ecco, il petrolio è comunque un problema, al di là delle lotte dei paesi produttori, eccetera, 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 è alla fine, in estrema sintesi, che cosa? Un problema relativo all'offerta. Non alla domanda. Non alla domanda. La domanda c'è. L'anno scorso, nel 2015, sono stati venduti in Cina 25 milioni di automobili. In America 18 milioni di automobili. Non vanno a corrente elettrica. Sì, fa un po' più caldo, usiamo meno riscaldamento, ma la domanda c'è, o almeno c'è ancora, poi andremo a verificare se non ci sarà più. Quindi ecco, c'è un modo per andare a verificare, a ragionare sugli scenari che credo debba iniziare a far parte di quello che è, diciamo, il vostro compito, di star vicino ai clienti, di cercare di dare delle letture, ma soprattutto di creare dei contesti attraverso il quale si parla con il cliente di bisogno, il cliente ritorna al centro, fondamentale, pianificazione, il vostro mestiere è quello che varrà da qui all'eternità, è una battuta, ma per sottolineare che è molto importante, il fai da te non esisterà più, sarete necessari voi, saremo necessari noi ad avere un maggior dialogo con voi. Parlavo prima di quella, come dire, realtà che è a vostra disposizione come servizio che mettiamo a disposizione della consulenza in generale, che è l'analisi di portafoglio. 40 analisti posizionati ancora, diciamo, tra Londra e Boston, indipendenti, che fanno questo mestiere. Noi ne abbiamo due a disposizione sul mercato italiano che siedono a Londra. Nel 2014 abbiamo analizzato 4.000 e oltre portafogli. È una domanda, è una richiesta che va, come dire, crescendo, crescendo, non soltanto qui in Italia, ma a livello mondiale, dovunque siamo presenti, e che condividiamo con piacere con quelli che sono, no, i nostri interlocutori. Si tratta di una valutazione che è abbastanza dettagliata, che va ad analizzare i fattori di rischio, che costituisce un'opinione, una base possibile di discussione e che, come dire, resta lì. A voi utilizzarla o meno, o comunque, come dire, farne tesoro. Analisi e consulenza dettagliata ai portafogli, secondo parere a cui facevo riferimento, un qualcosa che mettiamo a disposizione e che, come dire, ci vede in questo momento utilizzare risorse un po' meno, no? In quella, diciamo, che è l'attività pubblicitaria, tra virgolette, e un po' più verso queste indicazioni. Un altro elemento che vi do per concludere è una,
come dire, uno studio che stiamo conducendo assieme all'MIT di Boston, una commessa che dura 3 anni, siamo al secondo anno, dovrebbero uscire a breve alcuni output su alcuni input nostri, dove andiamo ad effettuare ragionamenti, come dicevo prima, come facevo riferimento prima, agli indici di mercato, se è ancora lecito utilizzarli come benchmark dei portafogli dei nostri clienti. Tutto quanto poi atterrà a quelli che sono, diciamo, le problematiche comportamentali, il concetto di big data, l'utilizzo e quant'altro. Ecco, tematiche che dal nostro punto di vista rientrano in quell'obiettivo che noi come gruppo, come industria, ci poniamo e che è la condivisione del processo di innovazione. Vi ringrazio.
kicking a tan and you can smoke some. A happy parade. And through the mist I pinch your fist and five I get paid. And then your eyes shut, but you can't now see. Cause you know you got the mouth to feed. Another sunrise will find us. Another sunrise and we're fine. Another sunrise will find us. Another sunrise and we're beds. I'm looking over shoulders, I can see no regrets. Cause we got cigarettes and rock and roll. With memory is fading, you know nothing's for sure. With all the policies